mattina una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Non buttavo giù, dice l'amico. A fare la separazione ci metti una donna, ma come? A giudicare la stronza ci metti un'altra stronza, ci metti! Cominciamo a conoscerlo, a entrare nella camera di giochi di questo bambino prodigio. Uno scienziato nel suo laboratorio non è soltanto un tecnico, ma è anche un bambino posto di fronte a fenomeni naturali che lo impressionano e lo incantano come una fiaba. Nell'età della tecnica esiste il centrodestra ed il centrosinistra, il ballottaggio, il referendum dove rispondi sì e no. Tutta la nostra società è costretta a vivere entro i binari del pensiero dualistico. Nell'età della tecnica, per fortuna che sopravvive l'arte, che non è efficiente, non è rapida e non è funzionale, esattamente come l'uomo. Non preoccuparti, è solo la prova tecnica. La prova generale, Jerry, questa è la prova generale. E quando c'è stata la prova tecnica? Abbiamo la prima domanda. Abbiamo fatto solo 15 giorni di prove. Non sappiamo ancora come va a finire, eppure eccoci qua. Hai ragione. Ragionamento. Persona libera, ogni giornalista libero, dovrebbe essere capace di riconoscere la verità ovunque essa sia. E se non lo fa, è nell'ordine un imbecille, un disonesto, un fanatico. E il fanatismo è il primo nemico della libertà di pensiero. Come il telaio di Jacquard tesse fiori e foglie, così la macchina analitica
tesse disegni algebrici. Questa è scienza poetica, analisi metafisica.